al capogruppo in consiglio regionale per l'API Giuseppe Maisto. Io vi ringrazio, vi ringrazio per questa serata movimentata sicuramente, perché ci ha messo di fronte a quella che è la realtà, perché queste proteste che alzano la voce vanno ascoltate, perché ho l'impressione che troppo spesso questa gente non riesce neanche più a interloquire, a dire le proprie, a motivare le proprie ragioni. Quindi intervenga quando ci sono queste proteste pacifiche, legittime, che pongono delle attenzioni che vanno sicuramente valutate nell'attualità. Allora noi parliamo un attimo di quello che è accaduto, di quello che è Casoria, di come si è arrivati a questa scelta e di quello che vorremmo fare. Ecco, noi abbiamo detto dal primo momento che non ci appassionava chi dovesse andare a rappresentare questa coalizione. Noi abbiamo sempre parlato di chi potesse essere protagonista e raccogliere in toto quello che è un programma innovativo che affronti i problemi, che venga e che vada incontro all'interesse della città. Così è nata questa coalizione, è nata all'ultimo giorno, all'ultima notte, quando con atto di responsabilità i partiti che partecipano a questa convenzione hanno deciso che il dottor Enzo Capua potesse essere il loro rappresentante di quello che è questa idea, un'idea nuova, forte, che si propone di poter governare Casoria, una città importantissima, di valenza certamente che va al di là della provincia di Napoli e dell'intera Campania. Perché troppo spesso ci si dimentica che Casoria è una realtà troppo importante, dove bisogna davvero affrontare con più di 24 ore quello che è l'attività giornaliera, che sarà un compito improbo per il nostro Enzo Cattora, ma che ha accettato la sfida, ha accettato di confrontarsi con i problemi, e io gli faccio i complimenti perché avere accolto questa protesta forte, disoccupati, che alzano la voce e ritengono opportuno far capire le loro ragioni, è stata una cosa bella, perché guardate, il Consiglio regionale e i colleghi mi potranno smentire o meno, non vengono più neanche ascoltati, disoccupati. Questo purtroppo è un dramma che noi politici dobbiamo assolutamente affrontare. Non c'è più un senso di responsabilità, non si vuole più accogliere quello che viene dalla gente, la televisione ci racconta di cose diverse da quella che è la realtà. Ci stanno tutti quanti tenendo lontano dalla realtà, da quelli che sono i problemi. Io lo dico con molta tranquillità, perché io sono abituato, così come voi, a girare nei territori, a guardare in faccia gli elettori e a confrontarmi con il voto porta a porta. Perché? Perché è l'unico modo e metodo democratico per chiedere un consenso, per chiedere un voto e per affrontarsi e assumersi delle responsabilità. Io queste responsabilità le sento tutte. Mi rendo conto che da consigliere regionale ho dei limiti con quello che è oggi un dialogo con questa maggioranza sorda, quello che sono gli interessi della gente, però combatto perché ritengo di poter alzare la voce e poterlo fare a testa alta. E lo faccio insieme agli amici che ritengono di poter fare delle riflessioni a tempo. C'è bisogno di affrontare quelli che sono i problemi. La regione, parlo della regione, è ferma da un anno e mezzo. Abbiamo e vediamo cosa accade nella sanità, i problemi non vengono affrontati, si limitano e si tagliano i servizi, ma non si tagliano gli sprechi. Avete verificato cosa accade in questi giorni? I trasporti, si stanno tagliando i servizi, tagliano le linee, si aumentano le spese e la stampa, le televisioni a questo non danno la dovuta attenzione. Si parla di esuberi anche nei trasporti, ormai il vero motto di questa regione è tagliare non gli sprechi, tagliare i servizi, creare non disoccupati e non dare prospettive per il futuro. Ecco perché credo che questa protesta sia stata importante, perché noi dobbiamo far sentire la nostra voce per creare occupazione, con qualsiasi idea, con progetti, con programmi, con serietà, con dire la verità. È un momento difficile, bisogna affrontare come? Se noi non tiriamo fuori quelle che sono le bellezze delle nostre zone, guardate, qua non avremo modo che gli imprenditori verranno a investire. Allora da prima parliamo di quello che Casoria diventa la pulita, perché un imprenditore come volete arrivi qua ad investire?
Io sono di Giuliano, una zona limitrofa, una zona distrutta. Perché? Perché c'è immondizia da tutte le parti. Ma chi volete che investa in queste zone quando non vi ha la normalità? Io credo che in questi giorni noi come Alleanza per l'Italia lanceremo al nostro candidato sindaco a Napoli la richiesta di creare un assessore alla normalità, perché le nostre città hanno bisogno di normalità, di decoro urbano, hanno bisogno di farci vedere conto che bisogna affrontare i problemi che sono problemi normali. Qua ormai sembra tutto, si scappa da tutto e non ci rendiamo conto che le piccole cose devono determinare il nostro futuro e la nostra vita. Io vi faccio un appello forte, qui abbiamo la possibilità realmente di vincere, abbiamo la possibilità di determinare un sindaco vero, forte, lo abbiamo visto anche da quello che è stato l'ottimo servizio realizzato dall'avvocato Marchetti, che ci ha dimostrato, se qualcuno ne aveva bisogno, che Calcola ama questa città, perché il punto vero è che noi, a capo di una città importante come Cassoria, dobbiamo mettere una persona che la ama, che vive il territorio e che lavora sul territorio. Ecco perché credo che noi con Enzo Calfora possiamo e immaginiamo di riuscire a creare una Cassoria migliore. Ovviamente, lo diceva prima Nicola Marrazzo, e il primo round è quello che si avrà fino al 15-16 maggio. Ed è una battaglia importante perché arriveremo al ballottaggio. Poi avremo il secondo round, che è molto più importante del primo e che vedrà tutti quanti noi impegnati in quello che è la ricerca di un consenso maggiore. Io lo dico con molta tranquillità, mi dispiace che qui con l'UDC non si è potuto fare un ragionamento di coalizione, perché noi come terzo polo l'abbiamo fatto in tante parti della provincia di Napoli, però non ci siamo riusciti a vedere. Speriamo poi di poterci riuscire subito dopo, magari di poterci confrontare, di poter realizzare insieme un sogno di una Cassoria migliore, perché è su questo che ci giochiamo gran parte della credibilità. Cassoria è uno dei primi comuni della provincia di Napoli, è uno dei primi comuni sul quale noi riteniamo opportuno lanciare un messaggio forte, dove riteniamo opportuno aver messo in campo uno degli uomini più forti e capaci di Cassoria, ed ecco il perché è su questo che noi di Alleanza per l'Italia, con fierezza, abbiamo messo in campo questo campo. Io un ringraziamento a tutti quanti voi, a Tommaso Casillo, agli amici che hanno partecipato alla conversione della lista dell'Ape, ma soprattutto all'intera coalizione, che hanno puntato su un uomo capace, un uomo che avrà modo di confrontarsi con la città e che avrà modo soprattutto di mantenere gli impegni. Su questo saremo noi vigili come partiti, ma sarete voi vigili come abitanti di Cassoria, perché è opportuno che dare le parole si dà veramente ai fatti. Grazie.